Robbe stand durch diese zentrale Stalagmite. Das Haus sieht wie eine Robbe, obwohl vor 50 Jahren es gab eher die richtige Mondschraube. An Wand, es gehörte an eine Eiszeit von 125.000 Jahren, sogenannt Eutyrenianisch. Das Kot, also das können wir immer noch heute sehen, danken wir den konstanten Temperaturen dieser Land, 20 Grad konstant, ganzes Jahr. Der See sieht Salzwasser, weil es durch einen Untertunnel mit Meer verbunden. Der Untertunnel befindet sich unter den Eingangsplattformen, um 9 Meter tief. Davanti a voi noterete una colonna molto imponente, sembra che regga il soffitto, 12 metri d'altezza, con una funzione che potete ammirare alla sinistra del vostro percorso oppure le porte. Si tratta di una stalagmite tondeggiante, ci ricorda la cupola di una chiesa. Appena più avanti noterete una seconda colonna. Se guardate in alto, noterete una concrezione centrica che scende dal soffitto, si distanzia un metro dalla colonna. Le concrezioni centriche, per chi non lo sapesse, sono le stalattiti anomale che sfidano le leggi di gravità. Questo è Tabacco, per il suo modo di accartocciarsi con una foglia di tabacco. Ad esempio, di alta valutazione. E di linke Seite des Wege,